Ci sono molte persone che frequentano il sacramento della riconciliazione o confessione abbastanza spesso e si trovano bene da un confessore esperto e molto spirituale, non molto lontano da casa loro. Chiaramente non si vuole sminuire l'operato dei bravi psicologi, ma ci sono molte persone che trovano un loro equilibrio interiore in questo modo. Così hanno l'occasione di osservare la dinamica della loro interiorità e del loro comportamento per prenderne consapevolezza. Si confrontano con una persona davvero saggia, esternano le ombre che le turbano ed escono contente gratuitamente perché sono stati perdonati i loro peccati. Per questo ringraziano davvero il Signore. Se tutti comprendessero a fondo questo sacramento, probabilmente gli psicologi avrebbero meno lavoro.